Visto che abbiamo messo a disposizione il modo per poterci fare delle domande tramite il nostro sito, mi aspettavo naturalmente questa domanda classica, che tra l'altro non è stata una, sono state diverse. Ma il kart, correre con il kart è bellissimo, sarebbe bello, però costa troppo, costa molto. Adesso io chiederei quale sport, se intrapreso con un certo interesse, una certa passione, una certa e un certo filo logico, sia gratuito, non costi. Qualsiasi sport, perché iniziando da poco, dal poco, si pretende di migliorare continuamente e quindi anche di disporre di mezzi sempre più sofisticati, sempre più nuovi, sempre più all'avanguardia. Qualsiasi campo, è kart uguale, il karting uguale. Se il karting si pretende, venga intrapreso come una semiprofessione, è ovvio che naturalmente ci sono dei costi che possono essere alla portata di qualcuno e non di altri. Ma noi facciamo un discorso nella nostra rassegna, come già detto, rivolto a chi approccia questo sport, a chi desidera iniziare in questo sport. Poi l'individuo valuterà cosa fare eventualmente della propria esperienza, se mantenerla a livello hobbistico, che comunque non fa male, oppure di evolvere a livelli sempre più elevati per arrivare chissà a quale contesto. Ognuno è libero di fare le proprie scelte e se è vero che questo sport può piacere, commisurare le proprie risorse, le proprie disponibilità con quello che si può fare. Intanto iniziare è già un passo, poi l'evoluzione verrà da sé oppure verrà in funzione delle circostanze e delle possibilità, ripeto. Correre in kart costa. Partendo dal presupposto che le possibilità siano modeste, che siano rivolte al voler intraprendere questo sport in maniera hobbistica, almeno inizialmente, e si tratta di una circostanza in cui bisogna mettere in primo piano il sacrificio e mirare le spese per correre e non per fare passerella e per volere mostrare agli altri che si ostenta potenza economica ed eleganza. Se lo scopo è quello che è, ci consente di iniziare a correre, le nostre spese dobbiamo indirizzarle per correre. Quindi, se noi non abbiamo mai avuto esperienza in merito, è assurdo iniziare dall'oggi al domani col voler acquistare un kart nuovo, fiammante, il telaio nuovo, il motore l'ultimo, l'avanguardia. Se poi dobbiamo ancora prendere in mano il volante. Quindi, inizialmente, che va bene, cerchiamo di valutare un acquisto, l'acquisto di un usato, di un buon usato, magari interpellando persone che sono nel settore, quindi magari possono anche consigliare nell'acquisto che deve essere fatto, e iniziare col modesto. A noi serve un kart con un motorino a posto, scegliendo la categoria che ci interesserà sviluppare, categoria, adesso noi trattiamo i KZ, voglio iniziare seguendo il filo logico tecnico dei KZ, bene, trovo un buon KZ usato, che abbia un buon motorino, un buon motore usato, tenuto bene, che abbia sostenuto le revisioni necessarie e che sia affidabile. La parola affidabile
riguardo a un mezzo da corsa è da prendere con le pinzette, perché non ci sarà mai nessuno che ti vende un usato o un nuovo con la garanzia, come si fa per un'automobile o una moto oppure quant'altro, perché un mezzo da corsa è soggetto a sollecitazioni estreme o quasi, pertanto non può essere garantito. Mezzo da corsa, mezzo da corsa. A noi è successo di rompere materiale nuovo dopo poco. È inutile dopo andare a recriminare, ma cosa mi hai venduto, cosa mi hai dato, cos'è quella schifezza. No, si tratta di un contesto fatto così, che ovviamente un motore acquistato, usato, se ha sostenuto le revisioni necessarie e sistematiche e preventive che devono essere fatte, sicuramente abbiamo più probabilità di non rompere rispetto a un altro che ha fatto un acquisto avventato. Magari bisogna stare attenti, bisogna andare anche per conoscenze, per persone insomma, che hanno una certa affidabilità per quanto riguarda la fiducia e il sapere come gestire il tutto. Quindi un kart non è necessario che sia l'ultimo, il top della gamma, l'ultimo arrivato, l'ultimo nato, tecnologia avanzato, preparazione super. Ci serve un kart con un telaio che sia dritto, che si configuri una categoria, è un motore in ordine, nel senso che ha sostenuto le proprie revisioni e che, insomma, se siamo così sfortunati che dopo 3 giorni rompiamo tutto, lì non c'è da fare, è da mettere in preventivo, però si ripara, non è che uno grippa e deve cambiare e buttare il motore, sistemerà, cambierà il pistone, se riga il cilindro lo farà sistemare. Insomma, più di tanto, se sbiella, bisogna vedere anche lì. Insomma, intanto abbiamo detto che, comunque, per quanto riguarda le carburazioni e la messa in ordine del motore, se non abbiamo esperienza in merito, se uno è in grado di smontarselo e rimontarselo come rimontare un gioco, lo fa, ovviamente. Però, se uno non ha esperienza in merito, è inutile che si vada a intrufolare in un labirinto che dopo non fa più danni che altro, ovvero è meglio che per quanto riguarda il motore si rivolga, faccia appoggio a un supporto di qualche persona esperta, che comunque abbiamo visto anche in un video precedente, che anche se siamo principianti in tutti i sensi, possiamo prendere come riferimento una persona esperta nel settore che è vicino a noi, che magari conosce Tizio, che conosce Caio, Sempronio, e facciamo riferimento a quella persona lì, che può essere un tecnico di motori, può essere un tecnico di telai, quindi ricambi, la manutenzione, è lui, specializzato sui kart, attenzione, sui kart. Quindi il nostro kart deve essere un kart modesto, in ordine, senza necessariamente spendere delle follie per comprarne uno. Ce ne sono proposte di usato, ce ne sono un'infinità, e anche lì magari fare affidamento a una persona di una certa che ci possa dare una certa fiducia, prestare una certa fiducia. Per quanto riguarda l'abbigliamento, compriamo quello che è necessario, l'equipaggiamento. Compriamo quello che è necessario, che riporti la sua etichetta di omologa, che abbiamo visto che anche se è un'omologa scaduta, è importante che ci sia, perché se giriamo liberamente non c'è bisogno di avere l'omologa in corso di validità, a meno che non si facciano delle gare, che lì ovviamente fa parte del regolamento. Però una tuta, non è che noi facciamo le gare subito, no? Magari ci può servire anche un paio d'anni prima di avventurarci nelle gare. Quindi non c'è bisogno che
sfoggiamo il top dell'eleganza della tuta da casco omologato per il kart, che riporti un'omologa per il karting, e quello è. Quello che voglio dire è che è inutile che noi inauguriamo la nostra passione con una spesa folle che miri a fare bella figura nei confronti degli altri rispetto a quello che noi vogliamo fare. Col tempo eventualmente ci si organizzerà per migliorare, per vedere, anche se si è portati proprio per natura. Una volta che si è provato il mezzo, eccetera, di migliorare subito, no? Quello va più forte perché ha quel telaio lì. Prima dobbiamo migliorare noi stessi, dobbiamo cercare di migliorare noi stessi e di evolvere in senso tecnico, in senso di pratica nella guida, di renderci competitivi. Dopo si può fare un discorso di confronti per quanto riguarda la tecnologia, ma inizialmente non serve, anche perché la tecnologia più avanzata ti dà i decimi di secondo, non è che ti dia un'eternità. Quindi è inutile che noi spendiamo il triplo di quello che dobbiamo spendere per pensare o sperare di beccarci quei 3 decimi, che non ci servono perché stiamo iniziando. Macinare chilometri intanto, chilometri su chilometri su chilometri, andare in pista, spendere delle follie per prendere in pista una volta in 2 mesi, non serve a niente. Non serve a niente, quelli sono veramente soldi buttati via. È meglio spendere un quinto di quello che piuttosto si vorrebbe spendere nei mezzi e nei materiali e girare 5 volte di più. Quello è la strada. Anche l'attrezzatura, ci facciamo un minimo di attrezzatura, che magari quella è indispensabile, perché dobbiamo essere comunque autonomi per quanto riguarda questo senso, sia che siamo in un contesto fai da te, sia che siamo assistiti da persone competenti, ovvero siamo aggregati a una squadra che ci può dare assistenza in pista. Se si ha modo di conoscere queste squadre, come abbiamo già detto nel video precedente, si fa riferimento a loro, a questi, nel senso, domenica, una volta che ci si è inseriti, magari si conoscono le persone che ci sono dentro questa squadra, i tecnici, i piloti, gli altri, si conosce. Dove andate domenica? Ma andiamo là. Bene, allora tu li segui, no? Cerchi di seguirli e così si instaura un rapporto sociale tra queste persone, che magari possono anche indirizzarti sugli acquisti. Buon usato, ma c'è il tizio che lo vende perché ne compra un altro, tu sai chi l'ha avuto quel kart, e quindi magari nel tempo potresti anche cambiare senza spendere sempre follie per migliorare. Magari tu hai comprato qualcosa di più modesto, c'è occasione di averne uno un po' più nuovo, vendi il modesto e prendi il nuovo. Magari come persone ti possono aiutare anche a trovare la soluzione giusta in questo senso. In sostanza bisogna sempre commisurare le spese con quello che possiamo fare, senza mai fare il passo più lungo della gamba, neanche fare dei debiti o dei finanziamenti per comprare un kart, insomma, a meno che uno non sia in grado di sostenerli, però non è una cosa indispensabile, al fin dei conti è un hobby, poi se sono rose fioriranno, altrimenti rimane un hobby. Ci sono tanti che lo praticano da hobby e si divertono parecchio. Poi quello che succederà in futuro uno non lo sa, quindi non lo può sapere. Questa è la domanda a cui siamo soggetti a dover rispondere, è la domanda più frequente, ma il kart costa molto.
Ma il meccanico costa. Non posso permettermi un meccanico. Perché in queste squadre c'è modo anche di avere una persona proprio che si dedica a te mentre sei in pista, però quello magari inizialmente può essere pretendere la luna, che anche se uno se lo può permettere, naturalmente questa persona lavora in questo senso, questi tecnici lavorano in questo senso, quindi se tu anche avessi a disposizione una persona che tu sei lì seduto così, vai solo sul kart e vai in pista, e torni dentro e ti metti così un'altra volta, c'è lui che fa, però tieni presente che questa persona lavora, quindi dovrai riconoscergli quello che sta facendo, no? Ora, finché si tratta di un'assistenza che ti dà dei consigli, dei suggerimenti, magari interviene dove tu non riesci di tua manualità a far fronte, bene, altrimenti pretendere che una persona si dedichi a te tutto il giorno lì, dalle 9 della mattina fino alle 4 del pomeriggio, ovviamente dovrai riconoscergli questo tanto qui, e non va bene, perché tu devi essere comunque, devi renderti autonomo tecnicamente, cioè se c'è da sostituire una sale, se c'è da sostituire il piantone, se c'è da cambiare pastiglie di freni, se c'è da fare una regolazione della convergenza, della campanatura, la prima volta magari te lo fa vedere, si fa così, vedi, fai così, però dopo fai tu, in maniera tale che non sei sempre a richiedere un intervento che ovviamente ti comporta anche delle spese, perché, ripeto, le persone che sono lì per mestiere, in queste squadre. Ne abbiamo parlato nel video precedente, di squadre e di fai da te. L'essere in una squadra è positivissimo, è bellissimo, è entusiasmante, però si mette d'accordo sempre con queste persone. Guardi, io sto iniziando, magari non ti diranno di no, se devono darti una mano non ti diranno di no. Dopo, col tempo, si guarderà cosa fare. Il motore va revisionato ogni tot litri. Ogni tot litri si fa un tipo di revisione e ogni altri tot litri si fa un altro tipo di revisione, più o meno consistente. Aspettare, io, ma sì, anziché, ma faccio anche 10-20 litri in più che non succede niente, invece dopo cosa succede? Per risparmiare qualche centinaia di euro me devo spendere 3 volte di più, perché magari il danno è più rilevante. Quindi c'è un detto nel nostro sport, un detto che può essere anche antipatico: chi meno spende, più spende. Vale a dire, ti conviene spendere qualcosina oggi per un certo intervento, piuttosto che dover spendere 3 volte di più domani. Non è sbagliato, però è un detto che, insomma, può essere antipatico. Le gomme, anche quelle lì sono tutte voci di spesa, che le abbiamo viste anche in un video un po' noioso, però dettagliato in quello che effettivamente potrebbe costarci andare in pista. Ma lì è sempre dovuto al criterio che ciascuno ha, quello che uno può fare e si può permettere. Tieni presente che ogni volta che tu vai in pista, più turni effettui e più ti comporta usura e consumo dei materiali, quindi spesa. La spesa quando vai in pista non è l'ingresso pista, la bottiglia di olio e il panino. È l'usura dei materiali, le gomme, il motore, i freni, è tutto quanto serve per gestire, sono quelle le spese, no? Quindi se tu fai il turno in pista, la spesa è il fatto che tu stai girando, i consumi, l'usura. Vorrà dire che se tu la tua giornata in pista non è obbligatorio che siano fatte di 8-10 turni, bastano anche 3-4 turni, ti fai mezza giornata, 3-4 turni, fatti come si deve, con i criteri di cui abbiamo parlato, e sei a posto. È inutile che giri così per aria che tira in pista. Ti presenti che ogni volta che tu metti il kart in pista, accendi il motore e giri, spendi. Non è che sia diretta la spesa, ma
Il consumo ti porta ad accumulare una necessità di spesa dopo poi per far fronte alla stazione. Quindi non importa fare strafare, si fa quello che uno si può permettere di fare, anche mezza giornata, 3-4 turni, sono a posto. Se anche quando tu hai fatto la cinquantina di giri in pista, sono più che sufficienti. E anche questo è ovviamente, girare mezza giornata vuole spendere metà rispetto a una giornata intera. E questo è. Quindi, prima di intraprendere il discorso, facciamo un bel esame di coscienza, ma me lo potrò permettere, in base a quello che uno riesce a fare, fa un esame di coscienza e dice sì, intanto si prova. Quindi, anche qua, non c'è bisogno di confrontarsi, di fare bella figura con gli altri, farsi vedere che è inutile avere un equipaggiamento da 5.000 euro se poi non si sa fare tenere in mano il volante. Non serve a niente, a me interessa tenere in mano il volante, spingere e andare, far cantare il cronometro. Il resto ci guardiamo più avanti, che non serve. Anche le critiche, ma guarda, deve essere proprio il percorso, deve essere proprio, senza confronti anche qua con altri, ma guarda che bella tuta che ha, ma guarda che bel casco, ma guarda che. Non è un'automobile che tu compri, fai l'acquisto di un kart bello fiammante, pulito, nuovo, con questo, quell'altro, e poi non sai tenere in mano il volante. Meglio un kart usato, buon usato, che potrebbe costare un terzo rispetto a un nuovo, iniziare quello. Iniziare con quello è quello che ti serve, perché kart usato, kart nuovo fiammante con tutto di palla all'ultimo nato, il risultato è sempre quello che ottieni, capito? Fino a che non hai macinato dei chilometri. Questo è.